Se qualcuno viene al cinema ci sarà occasione di salutarvi e di ringraziarvi, ma se qualcuno invece stasera c'ha, non so che c'è la televisione per cui magari non può venire, vi ringrazio lo stesso, grazie di essere qui e continua quello che è una lavatrice dell'amore tra quello che si è fatto noi e Arezzo, che veramente ci abbiamo un ricordo fantastico. Io credo che sia entrato anche in tutte queste fotografie, ma è entrato sicuramente nel film che vedrete, è una protagonista. La dodicesima, noi siamo 11 protagonisti, la dodicesima è la vostra, nostra amata città, ma non si dice per dire, perché poi la vedrete, un po' l'avete vista magari nei trailer, nelle cose, non l'ho inventata mica io, cioè voglio dire, io sono anzi venuto dietro a tanti altri film che prima ci hanno fatto diciamo spazio, però mi fa piacere che anche il mio sia all'altezza scenograficamente parlando di quelli che mi hanno preceduto. Amen. Leo, una domanda, come hai dormito dopo l'anteprima fiorentina? No, ho dormito bene, poi vedrete, la cosa che mi ha fatto piacere, se siete dei frequentatori della mia paginetta Facebook l'avete letto, che c'è stato oltre che un grande divertimento per quanto riguarda, c'ho una squadra di comici efficacissimi, per cui quella è sicuramente una parte importante del film, ma c'è anche una parte sentimentale, una parte dove si racconta e si regala un pochino anche di speranza, se non altro a questi ragazzi dai 20 ai 25 che stanno studiando, per cui sono in quel momento della loro vita dove sperano tra l'altro che quando si laureeranno il lavoro lo troveranno, perché se io dovessi raccontare quelli di 27 e allora ci sarebbe più dei frontali da raccontare incontro in faccia all'amara verità. Bella, una suoneria così ce l'ha solo DJ Pippo, che è un mio amico che fuma delle cose illegali dalle 5 del pomeriggio. Per cui ecco, insomma, questo è quanto. Poi me lo direte voi, io lo dico sempre, l'ho anche scritto sempre sulla paginetta, che ormai sono dei piccoli editoriali, no? Che uno fa, si diverte, si balocca. Io l'ho accompagnato ieri, sto bambino, a Firenze, in mezzo a parenti e a tutti gli amici fiorentini che ci hanno risposto con grande calore. Altrettanto calore c'è stasera qui per ovvi motivi a Arezzo, dopodiché con le sue gambe andrà a scuola. E però la cosa bella per quanto mi riguarda che inizia una cronaca fatta di gradimento, una cronaca fatta, visto che sono i film di Natale, anche degli incassi, perché comunque bisogna sapere la partita a quanti gol ha fatto uno, quanti gol ha fatto l'altro, ma è cronaca. La storia è che io tutte le volte che penserò a questo film lo penserò con un sorriso, e questo per me è l'importante. Allora, chi viene al cinema? Alzi la mano. Quelli che non hanno la mano alzata, cosa fanno di me? Non ti si può dire. Non hanno trovato i biglietti. Mi sa che... Vai, forza.